Ritengo che in effetti sia giusto continuare per portare a termine i programmi già iniziati. Abbiamo lavorato tanto in questi 5 anni su tutti i settori, in tutti gli ambiti, sia per quanto riguarda i lavori pubblici, abbiamo realizzato opere importanti come il porto di Scario, che è stato finalmente dopo tanti anni restituito alla cittadinanza col collaudo amministrativo statico, e in buona parte è stato anche assegnato al comune per la gestione. Questo per dire un'opera importante, perché chiaramente il porto per una cittadina come Scario rappresenta l'industria vera per l'economia locale. Ma si è operato in tutti i sensi, abbiamo recuperato gran parte del centro storico sia di San Giovanni a Piro che di Scario e di Bosco, ma abbiamo completato la rete fognaria, la pubblicazione, illuminazione, ma non abbiamo agito solo per quanto riguarda le opere pubbliche, ma in tutti i settori, come dicevo prima, soprattutto nel settore del turismo. Il fiore all'occhiello di questa amministrazione è stata la grande manifestazione, che ormai è giunta alla quarta edizione, ed è stata Equinozio d'autunno, con la quale abbiamo tentato di destagionalizzare, quindi prolungare la stagione estiva in un periodo in cui normalmente nessun turista frequentava più la nostra zona.